Amici di Gocce di Libri, ben ritrovati qui sul canale. Io sono Daniela e oggi vi porto a visitare la Biblioteca Pubblica di San Francisco. Ma prima di aprire le porte a questo tour virtuale, mi voglio scusare tantissimo per la bassa qualità di alcune delle immagini che vedrete. È successo che mentre stavo facendo delle carrellate, ai libri, in alcuni scaffali che volevo condividere con voi, e mi è venuto fuori un po' un effetto shakerato, insomma, perché cercavo di fare le riprese dall'alto al basso, insomma, un po' instabile nel mio equilibrio. Comunque, spero che troviate il video lo stesso interessante. Da questo esperimento spero di aver imparato qualcosa e sicuramente due cose: che devo fare più flessioni e che come cineasta, insomma, non ho futuro. Comunque, vi auguro una buona visione, vi ringrazio sempre per l'attenzione e ci vediamo presto qui sul canale per altri reportage letterari qui dalla San Francisco Bay Area. Buona visione e a presto! Sebbene il primo sistema bibliotecario di San Francisco vede luce nel lontano 1868, l'attuale edificio che ospita la San Francisco Public Library è stato costruito tra il 1993 e il 1995 e costato ben 109 milioni di dollari. È stato aperto al pubblico il 18 aprile del 96 e la sua superficie totale è di 35.000 metri quadri, distribuiti su 6 piani più un piano interrato. La mia visita inizia dal quinto piano, dove si trova il Magazine and Newspaper Center e da cui si può ammirare la struttura dall'alto. Il quarto piano è dedicato all'arte, la musica e tutte le categorie di non fiction, dal business al self-help. Io non potevo non sbirciare tra i libri d'arte, i numerosi volumi sull'impressionismo, ma anche molto spazio alla pittura asiatica e al nostro Rinascimento. Vediamo dei Renoir, Odilon Redon, Pissarro, Claude Monet, Assérot, Vuillard e ancora più giù. Troveremo Van Gogh, Vermeer, Van Dyck, Gauguin e i nostri amati Botticelli, Da Vinci, per andare anche in Spagna con Sorolla, Picasso, Goya e tanti altri. Sempre al quarto piano una bacheca con offerte di lavoro e poi corridoi su corridoi di scaffali di non fiction, libri tecnici, di ogni genere veramente, con qualche tavolino per studiare vicino alle luminose vetrate da cui si può anche ammirare il bellissimo City Hall della città. Tra uno scaffale e l'altro ci sono anche delle bellissime sale lettura, uno small business center per le vostre riunioni e ancora innumerevoli scaffali, sempre di non fiction, qui sul quarto piano, con le bellissime finestre piene di luce e del bel panorama della downtown San Francisco. Al terzo piano invece troviamo un importante centro di lingue internazionali, tantissimi volumi in lingua cinese, visto che la popolazione asiatica a San Francisco è molto importante, e ovviamente libri in francese, in tedesco e ovviamente arriviamo al sodo, l'italiano. Troviamo un sacco di titoli, tantissimi autori. Corrado Augias, Cazzullo, Caruso, se riusciamo a leggere, perché purtroppo il mio video è così shakerato, come dicevo nell'introduzione,
Giampaolo Pansa, Lilli Gruber e poi ancora più sotto Calvino. Qui su troviamo Silvia Vallone, una delle mie preferite, Stefania Auci, ce l'avete il mal di testa ancora? Purtroppo le riprese non sono perfette, però forse qualche titolo si intravede. Italo Calvino ancora, Camilleri, tantissimi libri di Camilleri. Ancora Camilleri. Massimo Carlotto e Caro Figlio, i fratelli Caro Figlio, sia Gianrico che Francesco. La nostra amata Cassar Scalia, Cristina, con Vanina. I Gialli di Carrise, ovviamente. È quasi come andare in un roller coaster questo video, ragazzi. E Pinocchio. Siamo sopra con Andrea De Carlo e De Giovanni. Tanti libri anche i suoi. Franco Di Mare. E poi chi c'è? E ovviamente Elena Ferrante non può mancare, si trovano spesso anche nelle librerie normali, non solo in biblioteca, i libri della Ferrante, conosciutissima anche negli Stati Uniti. E Giordano, la Ginsburg e qui siamo in alto, quindi in punta di piedi, Lucarelli. Dacia Maraini. Questo è troppo veloce. Margaret Mazzantini però ho intravisto, vi giuro era lei. Pasolini, immancabile. Prometto che andrò molto più piano la prossima volta in queste carrellate. Niente, la flessione è proprio un problema, quando ci si abbassa. Facciamo a chi indovina più titoli? Susanna Tamaro
è la mia amata Ilaria Tuti. È stato bellissimo, emozionante vedere i libri di Ilaria qui a San Francisco. E Verga, Veltroni, Fabio Volo, finiamo in bellezza, eh? Altri scaffali ovviamente di tutte le lingue possibili e immaginabili. Avete visto il portoghese, il russo e spagnolo, un'altra comunità molto presente a San Francisco, in tutta la California, vietnamese. E poi un'altra bellissima sala lettura con queste porte quasi art déco meravigliose. E ancora uno scorcio della città. Qui siamo all'International Center Information Desk, qui i bellissimi ascensori, e sono arrivata al sesto piano dove, udite udite, ho trovato una bella pagina dedicata a James Joyce, che ultimamente mi perseguita. Se ovviamente avete seguito i miei video precedenti, ne abbiamo parlato, grazie anche ai libri con protagonista Silvia Beach, che è stata la sua editrice, insomma, dell'Ulisse nel 1920 qualcosa, non mi ricordo la data esatta. Ma se seguirete magari il video in questione che vi linko qua sopra, e potrete andare a rivedervi la sua storia. E ovviamente qui qualche nozione su Joyce, la moglie Nora e i suoi trascorsi, ovviamente le sue origini dublinesi, i suoi trascorsi in Italia e soprattutto a Trieste e a Roma. Un passaggio a Zurigo e poi questa idea di trasformare l'Ulisse di Omero in un personaggio più moderno, e il suo problema ovviamente viene toccato della vista, che è andata a deteriorarsi poi mentre scriveva anche l'Ulisse. E qui ci sono io che vi faccio ciao ciao con la manina. E poi, guarda po', lo scandalo dell'Ulisse, che era ovviamente bandito negli Stati Uniti durante il periodo degli anni 20 e 30. E poi la nostra Silvia Beach, l'amicizia con Joyce durante il suo periodo parigino. È stato bello rivederli, anche è stata una sorpresa per me, visitando il sesto piano della San Francisco City Library. Sempre al sesto piano mi è capitato anche di ammirare una bella mostra dedicata a degli acquarelli di artisti locali, con le immagini sempre troppo veloci. Descrivendo un po' le zone tipiche di San Francisco, con i numerosi quartieri, diversi quartieri e communities. Anche dedicate al periodo della pandemia, purtroppo, e com'è cambiata la città, pandemic paintings, con colori meno vivaci, con i business chiusi, con le poche persone in giro. È una breve mostra che mi ha fatto piacere comunque visitare. Torniamo al primo piano, che è dedicato sia ai libri di fiction,
che ovviamente sono innumerevoli. C'è anche il centro per non udenti, dove c'è un bellissimo dipinto della nostra città, e spero che vi sia piaciuta questa visita alla San Francisco Public Library, purtroppo molto scheccherata, e mi scuso ancora per la bassa qualità delle immagini, ma spero di fare meglio nel prossimo video animato. Vi ringrazio per l'attenzione e ci vediamo presto. Buona lettura!